Pronuncia la squadra campione d'Europa. Allora, questo era Ventura. Prof, volevi commentare? Sì, è condivisibile. Resta il fatto che ho visto squadre ridotte in 10 difendersi meglio. Quindi qui si apre un secondo E questo è un capitolo. altro capitolo. Okay? Allora, il Questo è un altro secondo capitolo. capitolo è che, come ho visto espellere Glick, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata fuori Meggiorini e Bianchi, Tutti e dentro un due li avresti difensore. tolti? Tutti e due al volo, dentro un difensore e un centrocampista, perché se tu lasci dentro Bianchi e lo vai a fare inseguire Pirlo e cerchi di mantenere lo stesso tipo di tessuto, non giochi più 10 contro 11, ma giochi 9 contro 10 e coprire gli spazi 9 contro 10 Ancora perché peggio. Bianchi e Pirlo sono uno contro uno è peggio ancora. Allora lì c'è una scelta sbagliata impostazione. La seconda è che non puoi pensare di giocare in Forse avrebbe 10. fatto molto più discutere però togliere le due punte Certo. in quel Però momento, tu, ecco, ma era una scelta ancora più ha difficile, fatto ecco. discutere anche Sacchi quando ha Guarda solo tolto Giovanna Baggio. come ti guarda Ha sgranando gli fatto occhi. discutere anche Sacchi ai mondiali quando ha tolto Baggio, ma in 10 ha tenuto una punta e ha tolto la mezza punta. Per Allora, carità. tu, e lui giocava al 4-4-2, tu non puoi giocare in 10 contro 11 con Cerci, con Santana e con Bianchi. E allora a quel punto, se tu li togli entrambi, metti i due esterni alti questa volta, finalmente alti, non a fare i terzini perché Cerci e Sansone fanno i terzini, e allora piuttosto metto due terzini al posto di quei due lì. Li tieni alti in maniera che possano tenere dietro i due esterni difensivi loro e metti un centrocampista nella zona di Pirlo che possa ogni tanto tenere una palla. Dopodiché la partita la perdi uguale, sono D'accordo o d'accordo non con lui, d'accordo, eccetera, sì o però no? prima di rinunciare hai anche altre due opzioni. Questa era la più facile. Giovanna, mi sembra di no. Dal tuo sguardo. Per me è la Bibbia, È la per Bibbia, lui allora sei d'accordo. qualsiasi cosa dica. Alex, sei d'accordo col prof? Ma sono Avresti fatto delle d'accordo. scelte diverse, sempre detto che ovviamente, voglio dire. Ma io avrei fatto una scelta diversa fin dall'inizio, non facendo giocare Meggiorini, prima cosa. Però Meggiolini sarebbe stato in condizioni normali fondamentali per chiudere, per correre, per dare sportellate. Forse era la No, partita. no, ma no, No, non ma sei sì, ma d'accordo. Meggiorini è stato preso per fare la punta o per fare il marcatore? Che ruolo gioca Meggiorini nella vita? Cioè, fa il Questa è una bella marcatore domanda. o Che ruolo l'attaccante? gioca Perché Meggiolini? se è Infatti, stato se preso per fare l'attaccante, l'attaccante si presuppone che magari prima o poi un gol lo fa. Cioè, quella palla che ha avuto, se l'avesse tirata sul primo palo e non sul palo esterno, forse sarebbe riuscito a entrare. Cioè, il problema è che, e forse se fossimo passati in vantaggio, qualcosina Valentino, da cambiava. che parte stai? Non lo so, l'idea del prof era sicuramente condivisibile, però a quel punto forse potevi togliere Bianchi e tenere soltanto Meggiorini che appunto fa quel ruolo lì, cioè centrocampista aggiunto. Però. Allora, Io la noi gioco abbiamo un così, amico al naturale. telefono, Io la abbiamo un gioco amico al così. telefono, tu prepara, Li tu prepara. tengo su, Tra... li tengo. Allora. E gioco proprio quel contropiede di Lidholm che lui non vuole giocare. Perché se lui si ostina ad andare a Siena con 11 riserve e giocare il suo tic-tic-toc, se quelle sono 11 riserve e perdi 2-0, allora vorremmo provare ogni tanto a uscire da quel Vangelo e provare a fare una roba nuova. Questa roba nuova, che l'avrebbe fatta Rocco negli anni 60, l'abbiamo visto, ce l'ha messo Milano, significa palla lunga e pedalare o di qua o di là per quei due che sono gli unici rapidi che hai. Oppure palla sul centrocampista che inserisci, c'hai Brighi, c'hai Vives, scegli tu, Brighi, che possa fare infatti. da collegamento ogni tanto. Finito. La partita la Allora, perdi lo stesso, però provi a fare una abbiamo un roba amico al diversa. telefono e adesso sentiamo chi è. Nel frattempo diciamo che abbiamo bocciato i top e i flop perché Sono morti? sono diventati Ah, ho lo sbagliato schema, sono pagina. diventati lo schema, quindi va bene così. Sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto? Allora, mentre Non c'è più. prendiamo la telefonata, noi accogliamo il nostro amico con una bella schermata di arbitri che ci piacciono tanto. E quindi Mamma mia, guarda che bella mamma mia. Adesso sono tutti immagine! Guarda, ci uguali. sono tu. No, ma qui ci sono. No, De tutti no, per Santis. carità. De C'è Santis è il De peggio. Santis. Per me è il De Santis è il mio Calvarese, mito. io c'ho proprio una passione. Calvarese, allora ve li Calvarese si leggo. impegna. De Santis Calvarese allora, li riuscita. riconosco così a occhio. In alto a sinistra c'è il signor Calvarese. Sì. Poi andando verso destra, in ordine quindi in senso orario, c'è il signor Ciampi, lo riconosco. Il Signore terzo è facile, il Michelotti. terzo è, no, il No, terzo è è Barbaresco, Barbaresco. Tu Barbaresco. che sbagli un vino, non ti riconosco, Barbaresco. prof. Il quarto è Ceccarini. Sì, ragazzi, Il mi. quinto è proprio lui, stiamo parlando di questo qui di Rocchi. stavolta, Rocchi.
Poi c'è De Santis, che è il mio mito per personale, me il e poi c'è D'Amato. E insomma, ne abbiamo scelti 7, potevamo Paparezza, metterne 40. Ragazzi, Farina. Sì, hai ragione, la prossima volta facciamo un referendum. È riuscito a espellercene 3 in un derby quando c'era Marinelli che giocava. Diamo, cioè, la partita la perdi anche in 12. Diamo il benvenuto all'amico al telefono che si chiama, buonasera. Pronto? È svenuto di fronte a questa schermata di arbitri. Ai ai ai. Bisogna Pronto? Che senta dal televisore. Pronto? Buonasera. Ci deve sentire, però ci deve sentire telefono. Dalla cornetta, perché sennò sembra di Pronto. Essere sulla luna. Signora? Signora, ci deve sentire dalla cornetta del telefono. Abbassi l'audio del televisore, grazie. Sì? Sì, eccoci. Come si chiama? Niente Come? Da fare. Non ce la possiamo fare. Allora, richiamiamo semmai la signora perché abbiamo qualche difficoltà di collegamento, glielo diciamo, deve sentirci dalla come fosse una telefonata, no? Siamo fra amici, ci sentiamo al telefono. Allora, altro capitolo che, voglio dire, sono decine le mail e i messaggi che sono arrivati a tal proposito, sono quelli che fanno riferimento al famoso striscione, e qui la parola a Valentino, perché è la foto che ha fatto il giro del mondo, ma davvero del mondo, è partita da toro.it. Devo dire che anche addirittura dall'Argentina tifosi del River Plate hanno, come dire, guardato con un po' di orrore quello che è venuto fuori da questa foto, insomma. Forse abbiamo di nuovo l'amica al telefono, forse sì, forse no, non ancora. Valentino, allora, raccontaci un po' la genesi di questa foto e quant'altro. Beh, Ivana Crocifisso sugli spalti dello Juventus Stadium, come si chiama adesso, ha fatto questa fotografia. Io lo chiamo supermercato. Come lo chiamano in molti, in effetti. Ha scattato questa fotografia che in effetti è eloquente, forse non è il caso neanche di recitare, tanto sì. È brutta la scritta dello striscione. Ma la cosa secondo me ancora più agghiacciante è non soltanto che sia comparsa, che sia entrata dentro lo stadio, ma che sia costata alla Juventus. Allora, aspettali, fermo lì, guardiamo la grafica dopo. Beh, tu sei avanti, Valentino, tu ci freghi sempre. Sull'internet siamo. Guarda la prossima grafica, così poi questa qui la commentiamo tutti insieme. No, prima della grafica però abbiamo forse di nuovo la nostra amica al telefono. Eccola qui, questa è giustizia, cioè, spiegala un po', Valentino. Che il giudice sportivo che aveva, diciamo, coperto un pochettino Rocchi con quella espulsione di Glick, appunto, stava dicendo prima che era soltanto una giornata Glick per un fallo che teoricamente, secondo Rocchi, avrebbe meritato appunto molto di più, è costata 10.000 euro lo striscione della Juventus. Lo striscione Juventus, della vergogna, 10.000 euro di multa. I sedili rotti dal Juventus Stadium da parte di alcuni tifosi del Toro ne sono costati ben 25.000, quindi 15.000 euro. Quindi 25.000 da una parte, 10.000 dall'altra. Ma chi è che ha conteggiato i seggiolini? È andato lì il giudice sportivo a fare. Ma secondo me hanno conteggiato il costo del lenzuolo e del colore, tanto il colore. Quello è si vede dalle immagini televisive, i seggiolini come li hanno. Chi è che vuole il conto dei danni dei seggiolini? Chi è che vuole il cappellino di zio Alberto stasera? Chi è che vuole il cappellino di zio Alberto? Rischiano poi la lupeccia a tutti quelli che lo mettono dopo di me, ragazzi. Lo diamo a Giovanna e nel frattempo prendiamo la telefonata. Pronto? Niente, no, abbiamo delle difficoltà stasera. Non riusciamo perché quando a si parla di Juve succede sempre cade la linea, è un classico. Comunque secondo me il giudice sportivo ha letto male, c'era scritto quelli del Pronto? Toro sono uno Eccoci, schianto. Buonasera. Cioè nel senso Pronto? Che buonasera. Sì, buonasera, mi chiamo Angelo. Buonasera Angelo. Senta, volevo fare una domanda al professor Bellone. Siccome in Italia siamo un po' tutti tecnici, volevo fargli questa domanda. Visto che tutte le altre squadre quando giocano contro di noi comunque cambiano modo di giocare e Ventura invece questo non lo cambia, secondo me, poi per carità il derby lo potevo perdere comunque, secondo lui allora è tra tutti i nostri giocatori quello che ha più qualità, non è Obonna? A mio avviso sì. Allora, visto che si sapeva che giocava Pogba dall'inizio, io avrei giocato con un bel classico 4-4-2 dove mettevo Darmian come terzino, davanti ci mettevo D'Ambrosio. Aspetti Angelo, sinistra, momento, prof, vai aspetti, Angelo, e davanti ci mettevo Angelo, Bonna, non l'abbiamo perso anche Angelo. Centrocampo. Angelo, sì. Aspetti che nel frattempo il prof scrive quello che lei sta dicendo. Sì, allora, Darmian, sono qua. Abbiamo sistemato Darmian. D'Ambrosio sopra, poi? Allora, i terzini, un bel 4-4-2 con Darmian, terzino destro, e davanti D'Ambrosio. Sì, a sì. Sinistra,
I due centrali sono Glick e Rodriguez, a sinistra Masiello, davanti Cerci, a centrocampo Gazzi, Bascia e Obonna, e davanti Bianchi o Sansone o Bianchi e Meggiorini. Secondo me trovavano lungo. Forte Pasce, cioè qua metteva Obonna trequartista in pratica e metteva il centrocampo a 3, 4, portare il centrocampo 5, 6, 7, 8, 9, ce n'è uno di troppo. Siamo troppi. Obonna con Gazzi. Angelo, così certo che vincevamo il derby, eravamo in più, uno in più noi, però. Così. Ogbonna con Gazzi. E beh, ma preventivava già 4-4-2, però manca, sta fuori Bascia. Senza la seconda punta. Eh no, ha detto più Sansone o Meggiorini, ha detto, giusto? Vabbè. Allora, no, così come ce l'ha messo... A centrocampo, no, giochi con, a centrocampo, Cerci a sinistra, Bascia, Gazzi e Bonna. Ma ce n'è uno in più. C'è D'Ambrosio. Sono 12. No, ma Angelo ha ragione, perché ero così dicevamo, no, 12. Ha ragione Angelo. Perché dopo mezz'ora te ne cacciano uno e allora a quel punto te la giochi 11 allora, contro 11. Allora spostavo Cerci davanti insieme a Bianchi e mettevo il centro a campo a 4. Va bene. Angelo, ma questo schieramento qui lo si dovrebbe utilizzare anche contro il Milan? Si sente pianissimo. Lo utilizziamo anche contro il Milan questo schieramento? No, secondo il Milan, secondo me col Milan no, invece secondo me non col Milan, con la Juve, perché aveva il centrocampo più forte. Ok, grazie Angelo, buona serata, continua a seguirci. Grazie, credo che... Allora, io vi leggo qualche messaggio, perché siamo davvero sommersi da messaggi, da sms e da mail. Allora, Luca, come dire, li riassume abbastanza bene, ne riassume tanti, e dice in 11 contro 11 non sarebbe mai finita così la partita, e poi dice, però a questo punto urgono rinforzi a gennaio, un centrocampista, una punta che vede la porta, perché Meggiorini la vede, ma ci sta sempre alla larga, e va bene. E poi su Meggiorini ci sono tanti messaggi, c'è anche, e mi piace leggere questo, quello di Nick D'Arona, che in fondo lo difende, dice, non sono d'accordo, Meggiorini ha tirato giusto sul primo palo, non poteva, ha tirato giusto, perché sul primo palo non poteva perché c'era Buffon in uscita. Prima di andare in pubblicità, io vorrei però il pensierino di Frediano Boggio. Lo facciamo? Certo che lo facciamo. Facciamo subito, chi è che lo legge? Lo legge Giovanna? Dario Dispari. Lo leggo io. Legge Giovanna. Dai, andiamo allora con la sigletta di Frediano Boggio. No, anche perché mi tocca all'inizio. Allora, che cosa dice Frediano? La Fornero ha detto che i tifosi granata andranno in pensione quando la Cairese segnerà nel derby. Perché il Torino, da quando c'è Cairo, non ha mai fatto un gol nel derby. No, dai, sul serio. Ma ne ha giocati anche pochi. Ha preso una traversa con Rosina. Ha preso una traversa con Rosina. Vabbè. È l'unica azione pericolosa di tutti gli derby. Tra l'altro, quando parla la Fornero. Quando parla la Fornero, cala il cappellino, che sai com'è. E vabbè, allora, prima della pubblicità, la foto, una foto a cui siamo legati, prof, e tu in modo particolare, perché ci sei anche tu in questa foto che sta arrivando, ed è la foto di Francesca Piccinini. Che cosa è successo domenica? È successo che vi ricorderete che è stata nostra ospite qui a Toramore Mio, ha indossato la maglia, solo che la maglia che le abbiamo donato era un po' foto strettina, e allora si rideva, eccetera, e domenica le abbiamo portato la maglia della taglia giusta, è stata molto carina. Ed era anche molto triste, accettata. Ha detto peccato, detto, per ieri è andata per male. Ieri, mi dispiace. vabbè. Ragazzi, ci fermiamo per la pubblicità, torniamo fra pochi secondi, non ci inondate così tanto di messaggi, non riesco più a leggerli, davvero. Ci fermiamo, fra poco.